Salve Toasters e bentornati a The Legend of Zelda Battle Quest Double View livello maestro. Oggi facciamo verso la miniera dei Goron. E devo dire che questo livello mi ha impegnato di più con la spada che con l'arco. Anche se io consiglio sempre di utilizzare la spada anche in questo livello, perché c'è un nemico abbastanza fastidioso che vedremo dopo. Però appena capite come battere non è un grande problema. L'arco più che altro, se avete buona mira, va bene, potete anche utilizzarlo, potrebbe risultarvi leggermente più semplice. Però, in alternativa utilizzate la spada. Sì, ho appena finito di registrare il livello con la spada perché mi ero dimenticato di non averlo fatto. E così l'ho fatto, non mi ha impegnato tanto, ho fatto due tentativi. Avevo anche tentato di farlo, pare che l'ho registrato una settimana fa l'arco. Sì, avevo anche tentato di farlo quando ho fatto l'arco, però mi ero stufato e non l'ho fatto più. Ed ero poi oggi ero convinto di averlo fatto con la spada, invece non era così. Ovviamente quando io do sempre consigli su che se usare la spada o se usare l'arco, mi riferisco sempre alla modalità, cioè a livello maestro, perché poi come giocate voi senza fare il livello maestro non mi importa. Però se volete fare il livello maestro vi consiglio di seguire i miei stupidi consigli. Oggi, cioè, da questa parte l'audio sarà sempre più sfasato da arco e spada, perché ho impiegato meno tempo con la spada e più con l'arco. E soprattutto ad entrare ad esempio in questo dungeon, ora l'audio penso sarà sfasato, io non lo sto sentendo. Ed è così perché non potrò sempre fare più o meno gli stessi tempi, far corrispondere tutto. E così adesso dovrete, se vi dà fastidio, dovete iniziare a usare quel metodo di cui avevo parlato tempo fa per sentire gli audi separatamente. Gli audi si può dire? No, non si può dire sicuramente. E adesso c'è un remix fantastico di Dark World che se lo trovate su YouTube, ma penso che ci sia, ascoltatevelo, perché questo remix penso che sia il migliore di tutto. Secondo posto metto Gerudo Valley, che ancora non abbiamo incontrato, ma penso che nella prossima parte lo troveremo. E sì, è davvero fatto molto molto bene. E siamo appunto in questa ambientazione che dovrebbe essere la miniera di Goron, come ci diceva il titolo del livello e come ci dice il titolo del livello. Perché non è che il titolo del livello è vabbè, ci sono, ora me ne vado, basta. Cosa posso dire? Stiamo arrivando già al boss. Sapete che in questo non posso, in questo esperienza non posso mettermi a parlare dei miei soliti argomenti semi-pseudo interessanti, soggettivamente interessanti, perché non lo sono sempre per tutti, perché dura molto poco. Bene, la spada è arrivata al boss, che è questo ragno che abbiamo incontrato all'inizio della miniera di Goron. E prima non vi consiglio di utilizzare la tecnica, anche se ci ho provato, di battere prima quegli occhi e poi... No, aspettate, al contrario, di battere prima il ragno e poi quegli occhi, perché se lo fate e aspettate che il ragno si avvicini, il ragno sta dietro gli occhi e può attaccarvi lo stesso, il che non ha molto senso, però è così. Quindi prima battete gli occhi più velocemente possibile e poi battete il ragno. Con l'arco è molto più semplice battere gli occhi, perché non dobbiamo fare un attacco specifico, perché con la spada dobbiamo, se ad esempio sono posizionati in diagonale, dobbiamo colpirli in diagonale, mentre qua basta colpire l'occhio. Con l'arco mi tengo piuttosto distante dal ragno quanto possibile, lascio dietro quel tizio. Però se avete notato, con la spada ho battuto prima il ragno e poi uno che è rimasto là ed è rimasto pacifico. Vabbè, ho perso anche troppo tempo, ci vediamo alla prossima.